Comma senti che è in primo portiere. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti, eh. Ciao Mimmo. Mimmo, hai visto che cosa è successo, Ricca? Incredibile, Mimmo. Hai visto? Guarda che è incredibile. Cioè, allora, ieri mandano a me un tetutto, eh? Il golpe. Pensa, l'avevamo acchiappata bene però la faccenda, hai visto? Da due o tre giorni che ne stavamo parlando, quindi va bene, dai. Siamo stati bravi. E oggi che te combinano? E te mandano quell'amichetto arbitra Sampdoria Roma. Mo, ascolta, io posso fare una battuta, tanto già. Sì. VAR chi si rivede. Ah. Però dimmi, adesso se tu non vivessi in Italia, se tu non fossi vittima della sindrome da complotto, sì. Se tu non conoscessi come vanno le cose, che cosa diresti? Pensando che l'arbitro della partita della Roma è quello che stava nel VAR, nella VAR, nel VAN, come pare a voi, e che non ha voluto vedere il calcio di rigore di Skriniar su Perotti, che cosa mi verrebbe metteresti? Il dubbio che il designatore o è inadeguato o è sbadato. Oppure... hai detto che non sto in Italia. Ah, ecco, bene, però io... Quello mi viene in automatico se sto in Italia, mi... Consentimi, Riccardo, io continuo a battermi su questo tasto, che non è nuovo, non è inedito, che prova sempre bene, e te lo ripeto per l'ennesima volta: chi controlla il controllore? Eh sì, è quello il punto, Riccardo. Tanto noi pensiamo sempre male, tanto coloro che sono all'ascolto, che non praticano, diciamo, la nostra fede, diranno calà, stanno cominciando a piagne cose, eccetera eccetera. Dite quello che vi pare, io sto facendo semplicemente una domanda che trovo quantomeno pittoresco, usiamo questo aggettivo, pittoresco, sì, che l'arbitro che dirigerà la partita Sampdoria Roma è quello che stava l'altro giorno, 15 giorni fa, due sabati fa, dentro lo sgabuzzino del VAR, e ha detto no, non era rigore, non c'è manco bisogno di rivederlo. Con l'arbitro in campo in rete, cioè, che devo fare? Che guarda, faccio? Mimmo, ti do la mia parola che questa cosa mi avrebbe sorpreso e mi avrebbe fatto ridere, pure se fosse trattato di un'altra squadra, chiaramente della Roma. Ma mi preoccupa proprio, perché non, perché vuol dire proprio mancanza di tatto, allora, vuol dire mancanza di... Ti spiego una cosa, Riccardo. Allora, la Roma ha avuto il primato di essere la prima squadra, dopo l'inizio dell'utilizzo del VAR o della VAR, a non essere cagata, ok? Sì. Perché? Perché poi ieri Busacca, due giorni fa Busacca, che sapete responsabile degli arbitri internazionali, ha detto mi sembra che si stia un pochino esagerando con la VAR o con il VAR, poi decidiamo come la chiameremo. In Italia non c'è occasione, uno starnutisce, alt, fermi tutti, segno, quadrato, con le mani, vediamo, andiamo a vedere perché ha starnutito, se magari è stato uno starnuto indotto, qualcuno gli ha fatto un fallo, vediamo lo starnuto. Siccome ricontrollano tutto e tutti... Il primo caso in cui c'era bisogno di rivedere, ma non c'era, ti dico io, neanche bisogno di rivedere, Riccardo, Ubaldo, sì, non c'era bisogno di rivedere, perché quello era rigore netto. La Roma, che poi era stata la prima squadra, ricordi, Riccardo? Sì. A dover passare sotto, diciamo, il controllo della Goal Light Technology, ricordi il gol di Pepe, no, sul calcio di punizione? No. Quindi la Roma, quando ci sono queste innovazioni, è sempre in prima fila. Allora, una volta la Goal Light Technology, una volta il VAR non usato, se vede che il VAR era chiuso, riposo settimanale, certo. Ricca, che devi fare? Guarda caso, e questa è la cosa incredibile, chi era l'arbitro VAR di Roma Inter, Orsato, chi arbitra Sampdoria Roma, c'è, cioè, la partita, Orsato. Sai, io prima, appena è uscito Orsato, ho chiesto in redazione se c'era il sorteggio. No, se c'era il sorteggio, no, il sorteggio arbitrale. Che sorteggio, sì. Ma che emozione, ma quale emozione, dai, niente sorteggio, viene stabilito, c'è un, tu sai che disegna gli arbitri? Rizzoli, mi hanno detto. Rizzoli, bravissimo, quindi evidentemente Rizzoli avrà ritenuto Orsato l'arbitro migliore per Sampdoria Roma. Forse però Rizzoli non ricorda quello che è accaduto a Roma Inter. Ma scusa, non ha voluto ricordare. Rizzoli non è quello che per 2, 3, 4, 5 anni ci raccontò che era rimasto condizionato dalle parole, sì, di Totti. Dal vaffa del, quindi Totti, dovrebbe capire che un arbitro può essere condizionato, no? Ma sì, però io penso... Allora, innanzitutto do un mio pronostico, eh? Do un mio pronostico. Orsato sarà uno dei grandi protagonisti di sabato sera. Grande inteso, Riccardo, capisci, come forza, come potenza, come rilevanza, non ti dico nel bene grande, cioè in questo caso non dico un grande protagonista nel bene, però sarà un protagonista importante della partita per forza di cose, perché poi tutti sono uomini. Orsato ricorda perfettamente chi era l'arbitro VAR di Roma Inter, se lo ricorda, chi se lo può ricordare meglio di lui, Riccardo? Era lui, quindi chi se lo ricorda meglio di lui. E quindi da una parte ci sarà la voglia di dire
o anche di dimostrare io non mi faccio condizionare, dall'altra il timore di, capito? È una designazione sballata, si può dire? Che sì, tutti dovevano arbitrare Sampdoria Roma tranne Orsato. Mimo, posso per farti una domanda? Devi. Allora, la VAR può... significa mettere le mani in avanti. No, capito. Significa fare dei ragionamenti sugli avvenimenti del calcio, semplicissimo. Prego. Allora, la VAR può intervenire, l'arbitro non vede il rigore, allora gli dice guarda che è rigore. Viceversa, se l'arbitro dà il rigore, il VAR o la VAR può dire no, guarda che ti sei sbagliato. Sì, certo. È successo in Torino Sassuolo, ti ricordi, Ubaldo? Sì. Quando Cannavaro fece fallo di mano, venne dato il calcio di rigore, intervenne il VAR o la VAR, disse no, la palla ha toccato prima la capoccia, poi è andato sul braccio, quindi Cannavaro non era colpevole. Farite poi questo Cannavar, Farite, no? Cannavar, certo. Sapete che doveva essere lui. E l'arbitro, mi sembra Mazzoleni, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, dalla redazione, ha annullato il calcio di rigore che aveva assegnato. Ormai possono far tutto, tanti guardalini, insomma, si è capita una cosa, no, Ricca? I guardaline non alzano più la bandierina, perché tanto alzano o non alzano, vengono smentiti. O vengono contraddetti in qualche modo. Gli arbitri prendono decisioni che sono in qualche modo censurabili, contestabili, assolutamente cambiate da parte del giudice, dell'arbitro VAR. Quindi la domanda è quella, Riccardo, facci un attimo mente locale, Ubaldo, anche te. Chi controlla il controllore? E questo è il punto. Perché ti ricordi quando si diceva Mimmo, mi dicono dalla redazione che Orsato era anche l'arbitro del rigore di Strootman Derby. Vabbè, questo però adesso lasciamo perdere, parliamo della VAR, se non abbiamo certo. Ti ricordi quando qualcuno inventò, scusami, Orsato di schifo? Sì. Te lo ricordi? Te pare di conoscerlo, vabbè. Però una volta esisteva la discrezionalità degli arbitri, ve la ricordate? All'arbitro a sua discrezione, adesso c'è la discrezionalità del giudice VAR, dell'arbitro VAR. Ma dove sta scritta questa cosa? Ma allora io lo so perfettamente che chi non pratica quello che pratichiamo noi, Ubaldo, starà dicendo, ecco, questi si hanno già messo le mani avanti. No, io sottoscrivo al 100% quello che ha detto Riccardo prima. Io avrei detto la stessa cosa se fosse capitata un'altra squadra, perché è una cosa ai limite del ridicolo, ve ne rendete conto o no? È una cosa al limite del ridicolo. Sì, sono d'accordo. Punto. Ok. Sono assolutamente d'accordo. Senti, ti sei fatto un'idea, Mimmo? Di che cosa? Lì sulla destra? Ma io ieri, devo dire la verità, mi sono spizzato abbastanza quello che ci ha fatto vedere Roma TV, no? Mm-hmm. Ricordando sempre una cosa, Riccardo Ubaldo, voi lo sapete perfettamente, che Roma TV va in chiaro su Sky, quindi lo vedono pure a Genova. E certo. Mi spiego, Ubaldi? Quindi probabilmente hanno fatto vedere quello che gli andavate a far vedere. È giustamente. Chiaro. Io sono assolutamente d'accordo. Beh, allora ieri hanno mandato, scusami, ma c'è in continuazione il gol di Chic. Sempre, il gol di Chic, che posso dire una cosa, mi è sembrato anche fin troppo pompato, nel senso, sì, ha fatto un bel gol, però io avevo capito che era al volo in continuazione. No, se cominciamo così, Riccardo, il problema poi è di Chic. Sì. Perché, no, tu c'hai ragione, hai ragione. Perché se noi facciamo passare un gol di Chic normale, bello, ma insomma, non una cosa straordinario, come guarda che protesta Chic, guarda, noi gli famo bene a sto ragazzo, credetemi, noi gli facciamo del bene. Però detto questo, io ho visto queste partitine sul campo ridotto, no, Ubaldo, come sì, si fanno spesso e volentieri. Allora ho visto a destra Karsdorp, ok? Perché mi andava di vederlo, perché volevo vedere come stava. Dovessi dire, noto ancora una leggera zoppia, ma è normale, perché quando tu fai un intervento al ginocchio non c'hai poi ancora la falcata sciolta. Aspetta, però Mimmo, però spiega che era campo ridotto, due squadre. Era stato 60 metri. Quindi vabbè. 60 metri. C'era anche, un terzino destro dall'altra parte, allora. C'era un terzino sinistro dall'altra parte. Sì. Nel senso che caso è stato impiegato. No, a nell'altra squadra. Sì, c'era un terzino sinistro. No, c'era la primavera. Ah, ok. No, ti arrivavo a dire, parlavo di Karsdorp perché per quello che ho visto, che ci hanno fatto vedere a Roma TV, io l'ho visto che sta abbastanza bene, ma non benissimo. Okay? Sta abbastanza bene, ma non benissimo. Però già la cosa che maggiormente mi ha colpito di questa esercitazione, Ubaldo, poi tu magari sei molto più vicino a me, no? Non per mancanza di rispetto di Riccardo, ma so perché a noi ci piace giocare un pochino con la tattica, fa finta certo, io di essere bravo, tu sei bravo in assoluto. Giocava tutte le palle come gli chiedeva Di Francesco. Cioè, se tu hai la possibilità di rivedere,
lui giocava la palla sistematicamente sul centrale di centrocampo, cioè non giocava la palla molla tiro per aria, molla tiro lunga, molla tiro corta, la giocava sempre sul centrale di centrocampo, che era soprattutto con Alon, perché si vede che lui ha capito che doveva fare quello e quello faceva. Quindi come ti posso dire, una piccola indicazione in questo senso c'è stata. Il terzino dall'altra parte, lo sai chi era? Brunetto nostro. Oh. Bruno Peres, che per quello che io ho visto mi sembra che stia abbastanza bene impiegato a sinistra, perché ovviamente a destra c'era Kasdorp, ma è evidente che Kasdorp non giocherà in casa della Sampdoria e che a destra giocherà Bruno Peres se tutte le cose dovessero andare nella maniera spedita come stanno andando fino a questo momento. Quindi io ritengo che Peres giocherà. Io l'ho visto, ti dico, bello che gli ha detto, però manco mollacchione stellacchione, capito Ricca? Quindi l'indicazione che io ho tratto è questa, che Peres sta benino, tendente al bene, e che giocherà a destra, a sinistra ci sarà Kolarov, la coppia centrale, ritengo, visto che sono stati lì a preparare tutto quanto il più possibile, eccetera, eccetera, uno sicuro è Juan Jesus, giusto? Centrale. Esatto, no, centrale, la coppia centrale. Sì, sì, penso di sì, dai. L'altro, Fazio, non so se ancora deve tornare. Moreno, forse è tornato, ma insomma, no? Manolas ha fatto due partite, però è tornato, sta bene, quindi penso Manolas con Jesus, voi che dite? Beh, penso anch'io, Mimmo, anche perché in questi giorni ci ha lavorato anche di più, poi per com'è la situazione, perché diversa tutte e due, però com'è la situazione, credo proprio di sì. Cioè, ricordiamoci poi qual era stata la coppia titolare a Bergamo, no? Che poteva essere nella piazza di Barragone, quella, la prima partita. E quindi lui ha scelto, lui parla di esempio di Francesco, ha scelto Manolas e Juan Jesus come centrali. Probabilmente nella sua testa oggi c'è quella come coppia centrale, anche perché Fazio non c'è mai stato, arriverà, ti dico, all'ultimo minuto, ma comunque sia. Hector Moreno non ha mai rappresentato fino a questo momento una posizione da titolare, poi bisognerà capire perché, piano piano dovrà spazio anche lui. Quindi se dovessero andare avanti le cose così, la squadra è abbastanza fatta, credo, no? Con questo dubbio, io ti dovessi dire che più che pensare a un dualismo tra Gonalon e De Rossi, che probabilmente c'è, perché De Rossi un tempo fa due partite con la nazionale, giocava a casa della Sampdoria e poi gioca pure con Caterio, oddio, peccato, può fare, però magari l'allenatore dice c'è non altro, vediamo quello che possiamo fare. Io non lascerei da parte, non trascurerei la pista Pellegrini, ok? Oh, aspetta, allora, ragioniamo. Uno sicuro a centrocampo. Ma mi potevo ragionare tra due minuti. Ah, vai tranquillo, vai. Due minuti. Mimo. Eccolo. Allora, stavamo parlando del centrocampo. Sì. No? La regola di Bazzica, considerando che Nangolan è stato sempre lì, una maglia è sicuramente la sua, ma non soltanto perché è rimasto sempre lì, perché comunque è Nangolan, giusto? Un altro che è rimasto sempre lì, ha lavorato con la squadra sempre e comunque, senza problemi nazionale, con Alon. Sì. Poi De Rossi ha fatto due partite, Pellegrini è stato tutto il tempo fuori, ma non ha giocato neppure un minuto. Strootman è stato fuori, si è fatto espellere, oppure è stato espulso da Rocchi, quell'amichetto Rocchi e Rolvo, ricordate, no? Ed è tornato, non ha giocato, ha fatto soltanto una partita. Così, proprio facendo dei conti semplici, sembra il terzetto formato da Nainggolan, Alon e Strootman. Però io mi prendo l'opzione Pellegrini, perché ricordo che poi martedì ci sarà l'Atletico Madrid e probabilmente c'è bisogno di ruotare qualche cosa, anche se insomma la stagione è appena cominciata, uno può dire ma come, già sono stanchi, no, però è un problema anche di motivazione, tu devi trovare sempre le strade giuste per far rendere al meglio tutti quanti. Non sarà una partita facile, no. Cioè non ti puoi nemmeno presentare Ubaldo con un centrocampo nuovissimo. No, poi si parla anche di un clima, insomma sta venendo giù il nubifragio lì. Sì, figurati, a Genova più le volte che si è giocato sotto l'acqua, mi ricordo una volta, qualcuno se lo ricorderà, arrivammo fino lì, poi la partita venne rinviata perché c'era l'acqua fin dentro gli spogliatoi. Sì, sì. E poi se dovette tornare successivamente, insomma, quindi è una città che poi sappiamo soffre tantissimo questi problemi, al di là dell'aspetto dello stadio e della partita. Faccio fatica a pensare a un centrocampo 3 su 3 nuovi, perché è talmente un reparto, una volta dicevo il reparto nevralgico, no? Quando si usavano questi termini molto antichi, molto, molto obsoleti, però è così. Quindi immagino che insomma Di Francesco voglia in qualche modo dare la possibilità di giocare a
a tutti, o qualcuno magari ha giocato meno, però sempre tenendo conto che lì non ti puoi inventare niente. E probabilmente alternare un pochino gli uomini, in considerazione del fatto che martedì prossimo ci sarà l'Atletico Madrid, mi sembra insomma. Ma se uno segue un po' i discorsi un po' in generale di parecchi allenatori, noi facciamo un po' riferimento anche all'ultimo con Spalletti, no? Che considerava che all'inizio del campionato, se uno non ha dei problemi o dei traumi particolari, faceva giocare sempre, ti fai giocare per un tot partite, le può sostenere visto che stai anche all'inizio, poi casomai la gestione può arrivare dopo. Ma io sono abbastanza d'accordo, Ubaldo, su questa teoria, insomma, su questo modo di comportarsi. No, però poi ognuno poi la vede la sua maniera. Certo, però siccome ci stiamo riempiendo la bocca da mesi, no? Sul fatto che mamma mia che centrocampo che c'ha la Roma, in realtà è così perché ci sono giocatori che veramente valgono, allora tu magari non sei così strozzato da dover dire e poi da dover fare delle scelte abbastanza obbligate, no? E allora potrebbe esserci la possibilità che qualcuno che fino a questo momento ha giocato meno, vedi Pellegrini soprattutto, vedi anche con Alon, anche se io a De Rossi non ci rinuncerei mai per come vedo io il calcio e per come vedo anche l'impostazione della squadra di Francesco, però poi un allenatore dice ce li ho e devo dare anche modo loro di, come posso dire, un calciatore, Ubaldo, no, se tu sei uno che sta lì, sei allenato per 15 giorni per bene e c'è stato uno che non c'è mai stato, che ha fatto magari due partite e vedi che poi il sabato gioca quello lì, insomma un pochino ci rimani maluccio, no? Allora magari un allenatore deve anche saper gestire queste situazioni, gestire anche gli uomini oltre che la squadra. Ecco perché io ti parlo di un utilizzo di Conalone, ecco perché penso anche alla possibilità di Pellegrini, fermo restando che a regola di base, che l'ho detto, dovrebbero giocare sicuramente Nainggolan e Strootman e probabilmente con Alon perché è sempre stato lì, ma poi l'allenatore dice permetti, ora è De Rossi, De Rossi sta bene, De Rossi gioca. Davanti non vedo proprio dubbi. Voi avete dubbi su quello che succederà davanti? Inizialmente no? Riproporrà quella roba lì? Sì. Beh, penso De Frel, Dzeko e Perotti, insomma. Dzeko sta in calore, ha fatto un altri due gol come Colaro. Uno di testa bello, eh? Sì, bello. Che poi la testa un po' indisturbato. Sei andato a cercare, sei anche bravi a farsi trovare indisturbati, vero Ubaldo? No, è partito, beh, loro marcavano una zona, quindi. Ha fatto un gran gol anche come esecuzione, poi si era marcato un pochino poco, questo è vero, cioè l'avversario non era come si chiama lì, Sergio Ramos, ok? Questo lo sappiamo tutti perfettamente. Sì. Però Ricca vale anche il gesto, vale anche la giocata, come posso dire, no? E poi per un centravanti fa sempre bene far gol, lui in questo momento le ultime tre partite ha fatto un gol a partita, cioè ne ha fatti tre in totale, volevo dire, insomma, perché ricordiamoci che contro l'Inter lui comunque il suo gol l'aveva fatto, gran bel gol, bellissimo, ne abbiamo parlato fin troppo poco di quel gol lì, perché ci siamo soffermati a parlare di tante altre cose, tipo Orsato che non era intervenuto con la VAR o il VAR, che però torna. Sabato sera sarà lì preciso e puntuale. Quando poi ieri io dai che insistevo, no? Oh no, queste riunioni, no, ma pensi male? Insomma, penso becchete male. Questo. Fate come vi pare, io va fa. Chi è che diceva qua amichetto vostro a pensare male ogni tanto ci si azzecca? Certo. L'hanno detto più di parecchi, Primo perché conoscevano come vanno le cose. Quelli che dicono queste cose, Riccardo, sanno perfettamente come vanno le cose. E poi vabbè, adesso non cerchiamo di. Ho già letto, Riccardo. Sì. Che se la Roma non vince a Marassi è fuori dalla lotta a scudetto. Sì. No, io l'ho sentito. Ah, tu l'hai sentito, io l'ho letto. Lui è proprio in diretta, l'ha sentito. Lo trovo meraviglioso. Non si è fatto manca niente. Lo trovo meraviglioso. Cioè, terza giornata di campionato. Allora, siccome qui non è che stiamo a venne bambole, siamo nati la notte da sgrullata, stiamo dicendo da diversi giorni che ci saranno parecchie squadre che saranno a 9 domenica sera, giusto? L'Inter, la Juventus, il Milan, la Lazio, una delle due, non lo so, cioè o Milan-Lazio no, il Napoli sicuramente, ma se la Roma vince che succede? Poi la Roma che ha cominciato con tre partite un pochino complicate, non c'ha avuto due promosse e una trasferta a casa di una succursale. La Roma ha cominciato in maniera pesante sto campionato, però già si dice se la Roma non vi... calma, vai. Mimmo, torniamo subito. Siamo qui, vai. Mimmo! Riccardo, lo sai che stavo facendo una riflessione? Dimmi un po'.
E abbiamo parlato mezz'ora abbondante di Roma e anche sì, di Sampdoria Roma. Ma sai che non abbiamo nominato soltanto marginalmente Schick nella possibilità che lui possa essere un titolare sabato sera a casa della sua ex squadra? Ti sorprenderebbe? No, però facevo una riflessione un po' più così, un po' più accurata, nel senso che cioè noi non stiamo dando per scontato che possa andare in campo dal primo minuto l'uomo che è costato di più di tutti nella storia della Roma. Ma solo perché ci dicono, o perlomeno io leggo che ancora non sarebbe. Però vedi che bello, io la trovo una cosa positiva. Io invece, Mimmo, volevo farti un'altra domanda. In senso positivo, e chiudo sì, semplicemente perché tu puoi anche spendere più di 40 milioni, però ti puoi permettere di non farlo giocare se vedi che non sta ancora a posto. Secondo me questo è una crescita della squadra, cioè un motivo di forza della squadra, questo intendevo dire, è chiaro? Invece, Mimmo, io ti faccio una domanda. Conoscendo le caratteristiche del Pippone, sì, e cercando di interpretare e di immaginare un po', perché lo dobbiamo ancora scoprire un po' tutti, secondo me abbiamo tutti intravisto un grande potenziale, che te fa venire in mente sti due insieme? Che me fa venire in mente? Dunque, aiutami, Ubaldo. Stiamo parlando ovviamente di Dzeko e Schick insieme, lo diciamo per coloro che non conoscono la nostra lingua, giusto Riccardo? Sì. Due attaccanti che hanno qualità tecniche nettamente superiori alla norma, giusto Baldo? Sì, sì. Cioè non so, due intrupponi, sono due che prendono il pallone, lo accarezzano, lo prendono a calci, sono due che sanno giocare a pallone, sono due che sanno cosa fare del pallone, non sono soltanto degli attaccanti, dei finalizzatori. Quindi quando tu hai due giocatori con queste caratteristiche probabilmente dovresti costruire la squadra proprio per sfruttare queste caratteristiche, che non sono soltanto caratteristiche di bomber, perché quelle ce l'hanno, perché se no non fai 39 gol. Sì vabbè, ma quanti se ne è magnati? Sì vabbè, mamma, ma 39 ne ha fatti? Sì vabbè, ma quanti? Oh, 39 li ha fatti? Però l'altro pure qualche gollettino l'ha fatto, quindi dovresti cercare di sfruttare la loro qualità tecnica proprio, oltre che quella di finalizzatori. Quindi io, senza voler mancare rispetto a De Frella, a Perotti, ai Sciarabi, fate come pare, se si trovasse una formula che consentisse alla Roma di poter schierare contemporaneamente tutti e due, io direi che sarei un pochino tranquilletto, non so come dirlo, cioè a me piacerebbe vedere due giocatori così, uno vicino all'altro nel senso non attaccati, Ubaldo, sto dicendo proprio per far capire, sì, sì, da mettere sul campetto quello che si mette sui giornali, no? Quando metti le due punte ne metti uno vicino all'altro, ma solo perché c'è problemi di spazio e dentro quello spazio lì devi mettere tutte le pedine, poi magari una volta li metti un pochino meglio, un pochino peggio, però insomma per dire vicini nel senso che fanno reparto. Anche uno davanti e uno dietro. Lo sai che, Mimmo, questi si possono dividere l'aria proprio. Senti, ho capito, tu quel lato, io mi pare poco. Tu te pare poco? Te pare poco? Indovina, no, a me allora, che cosa conforta. Mi viene in mente, l'altro giorno, se non sbaglio, mi avete mandato un blog di Enzo Romano, giusto? Sì, come no. Che dice, che soffriva quelli piccoletti, una cosa del genere, no? Io soffrivo quando dovevo marcare gli attaccanti. Sì, ha detto che li avrebbe ammazzati. È una cosa del genere, esatto, mi pare che mai mandato queste cose. Tu immagina un difensore che c'ha di fronte Schick e Dzeko. Oh. Non è un bel pomeriggio, Ubaldo, giusto? No, no. No, non guardate che buttavi in cacciare e spezzavi il ginocchio, ma questo è un altro quello, discorso. Quello era un altro calcio. A Udine faceva freddo, bisognava spezzare la legna. Era un altro calcio. Le finte non le capivo. In tutti i sensi, in tutti i sensi il calcio. Infatti ha fatto però per tutti, davvero. Tutti presenti con due attaccanti così sono abbastanza dolori, lo ripeto. Con tutto il rispetto per Perotti, per Eschalavi, per De Frère, per Cengisunda, tutti quelli che preparano a voi. Però a me mi intrigano tanto uno. Secondo me Dzeko potrebbe far una marea di gol a Schick. Ma anche viceversa, Sì, sì. Anche viceversa, Perché Dzeko quando c'era vicino qualcuno gli metteva la palla col contagiri, lui la spingeva dentro, Sì. E allora magari non siamo a quei livelli, però se tu c'hai vicino uno che il pallone non gli rimbarza perché c'hai i bozzi ai piedi, Ubaldo, mi spiego?
ma è uno che il pallone ci ragiona, non lo via a calci, sì, probabilmente fa bene a tutti. È bello, affascinante. Sembra una pippa, però voi parlate sempre delle fasi offensiva, sempre no, io non lo sopporto. Io non ne faccio. Fate conto, perché io questo non ce la faccio. Siete aperti domani. Sì, ma Rigo se dà. Rigo domani se dà, tutti allo sciata, dai. No, ma io ritorno per parlare un po' della fase. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Riccardo, grazie Ubaldo, grazie alla redazione, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao Mimmo, grazie. Ciao, Mimmo.